Paolo Conti, da ex giallorosso, le chiedo subito un voto alla stagione della Roma. È un voto molto alto. Molto alto e non solo per affetto, un voto meritato perché ha mostrato, a mio modo di vedere, il miglior calcio e ha mostrato di essere una squadra importante, ha messo i presupposti per migliorarsi e per arrivare a risultati, parlo di presupposti, per risultati molto ma molto importanti a mio modo di vedere. Quindi in termini numerici un 9 può essere quello giusto? Beh, calcolando che alla prima esperienza con un allenatore nuovo, credo che il voto sia ancora più alto. Credo che è difficile far meglio di così. Per quanto riguarda il prossimo anno, sarà difficile invece riconfermarsi, visto che ci sarà comunque anche la Champions. No, riconfermarsi non basta. Non basterà, è proprio questo, quando parlavo di presupposti. Ma se riuscirà, come io sono convinto, riuscirà a fare la Roma, sarà una realtà veramente splendida per il calcio nazionale e credo anche esprimerà un gioco che poi diventerà un parametro anche per molte altre squadre. Il rinnovo del contratto di Pjanic può essere un bel inizio per la nuova stagione della Roma? Insomma, perdere Pjanic sarebbe sarebbe uno stop al progetto, almeno per come vedo io il calcio. Per quanto riguarda sempre il futuro, la prossima stagione, Totti come se lo immagina, con un anno in più? Come quest'anno, me lo immagino esattamente come quest'anno. Sempre decisivo? Certo. Invece... Ma sai, giocatori di questo tipo sono decisivi anche per quello che rappresentano, per la storia, per quello che sono dentro la società, se devono solamente loro per prime, Totti è un ragazzo intelligente, lo capisce, e sapere quali sono i limiti e come vanno gestiti. Insomma. Invece De Santis è andato oltre le aspettative, secondo lei? No, ha fatto quello che positivo, si sapeva, ha fatto esattamente quello che si sapeva, sapeva fare, non ha fatto vedere niente di più e niente di meno di quello che ci si aspettava da lui, a mio modo di vedere.